Chi è che si trova nella frase I only buy the top? Dite la verità, ci siamo passati un po' tutti. Niente, anche oggi vi ho deliziato con questa bellissima sigla, però ora è finita e siamo qui, torniamo seri e rimettiamoci ai nostri posti, perché ci aspetta la nostra solita analisi dell'inizio settimana, settimana che parte non nel migliore dei modi per Bitcoin, perché ci sta delineando quello che potrebbe sembrare un triangolo ribassista, cosa che non mi farebbe impazzire, e quindi dobbiamo rizzare le antenne, ok? Tra poco, alla fine, andiamo a vedere per bene il grafico, andiamo a vedere tutti i possibili scenari, però ecco, con un occhio di riguardo su quello che è accaduto in questi ultimi giorni, perché se eravamo rimasti con il nostro bel triangolino laterale, vi ricordate che ci piaceva così tanto? Tanto mega accumulazione possibile, però ok, era possibile, ma apparentemente l'offerta per adesso sta prevalendo. Quindi potrebbe diventare una sorta, scusate, non volevo farlo così, volevo farlo così, una sorta di triangolo ribassista e dobbiamo valutare anche questa possibilità. Ovviamente c'è da valutare, ripeto, tutti gli scenari, tutti i livelli chiave, tutte le operatività che possono derivare da una cosa oppure l'altra e lo faremo con estrema calma, come al solito, nella seconda parte di questo video. Altcoin invece che mostrano i muscoli, soprattutto alcune. Se ci fate caso, oggi c'è un gran bel verde e quindi magari dedichiamo un capitoletto anche a loro, ne vale assolutamente la pena. Poi, come al solito, io risponderò a tutte quante le vostre domande, quindi vi voglio più carichi che mai, mi raccomando, perché in questo periodo ci sono un sacco di cose da dire, da chiedere, non siate timidi, se volete imparare qualcosa è il momento giusto, perché è un periodo veramente interessante per le cripto. Io non sto a chiacchierare troppo, vado dritto al punto perché oggi un po' di cose da dirci ci sono. Ecco, ve l'ho detto, tra analisi, notizie, una cosa e l'altra, oggi ci diamo, cioè ce ne abbiamo di cose da dire, non ci annoieremo di sicuro. I only buy the top, qualcuno scrive, e già, a chi non è mai capitato. Allora, io inizierei con qualche piccola notizia che vi ho condiviso già su Telegram per chi mi segue lì, ma magari vale la pena spiegarla in maniera un po' più approfondita. Allora, la prima riguarda Raydium, che è quel protocollo DeFi su Solana, il forse l'unico, perché alla fine su Solana c'è un ecosistema che si palleggia un po' a vicenda, nel senso c'è Serum, c'è Raydium, c'è come si chiama, cioè, ci sono delle varie interfacce grafiche sempre di Serum e alla fine la liquidità è in comune, no? Sono il bello di questi ecosistemi DeFi che si trovano su Solana, che condividono la liquidità. Questo li rende estremamente efficienti. Al di là del discorso delle commissioni estremamente basse, il fatto di avere dei pool di liquidità in comune interscambiabili li rende molto efficienti perché risolve molti problemi, tra cui lo slippage, tra cui il fatto che ci sono alcuni rischi proprio legati alla scarsità della liquidità, che in questo caso non si pongono. Infatti, su Solana c'è questa cosa positiva del fatto che è difficile trovare una di queste applicazioni DeFi con scarsa liquidità, con scarsi volumi, proprio perché c'è questo incentivo che vicendevolmente tra un'applicazione e l'altra va a incrementare l'efficienza complessiva. Raydium è l'ultima applicazione DeFi appunto creata su Solana, l'ultima anche in ordine cronologico in generale, e l'abbiamo vista un po' di tempo fa, è uno di quei classici pool di liquidità, no? O meglio, era uno di quei classici pool di liquidità, perché adesso non so, sì, li vedo già lì. Stavo dicendo, non so se sono già stati messi live sull'applicazione, che oggi è un po' lenta perché secondo me è presa abbastanza d'assalto. Oltre ai pool classici, ovvero tu depositi liquidità e ottieni un interesse, nonché farmi il token, che in questo caso è Ray. Io volevo che me lo caricasse, ma non lo so se ce la facciamo, ho paura di no. Aspettate che provo a disabilitare l'AD blocker di Brave, ma non c'entra nulla. Ci sono i nuovi Fusion Pools, eccoli qua, questi me li carica. I Fusion Pools, che cosa sono? Sono dei pool,
chiamiamoli sponsorizzati, sempre di progetti che fanno parte dell'ecosistema, no? Alameda, FTX, Solana e compagnia bella. In particolare c'è Bonfida, Oxygen, che è un protocollo molto interessante che secondo me vale la pena tenerci gli occhi addosso, perché quando si svilupperà sarà una gran cosa. È una sosta, come lo possiamo definire? Immaginatevi un'interfaccia unica per andare a gestire, essendo un grosso capitale, degli investimenti in vari pool di DeFi, quindi una sorta di broker, chiamiamolo in questo modo, di applicazioni DeFi. Una cosa che serve, perché cosa abbiamo sempre detto? Che la DeFi è per pochi, la DeFi è per smanettoni, non di certo per un cliente medio, e quindi Oxygen si pone esattamente in questa nicchia e lo reputo molto interessante, anche perché ha alle spalle degli investitori importanti. Poi c'è Maps, ve lo ricordate, Maps.me, che c'era stata la IEO sempre su FTX, e Kim, che in realtà non lo conosco, ammetto la mia ignoranza, non lo conosco proprio. Beh, facendovela breve, questi Fusion Pools sono dei pool, per l'appunto, che contengono copie di questi progetti qua, di queste coin, tra Ray e il progetto in questione, e fin qui tutto normale. No, la particolarità è che fanno farmare due token, non uno, sia Ray che l'altro, e come vedete hanno degli APY decisamente interessanti, e quindi è mio dovere morale segnalarvi che esistono. Sono ovviamente coin volatili tutte quante, però sono ecco delle coin che hanno un alto potenziale volendo, e quindi insomma sappiate che esistono, c'è tanta liquidità come vi dicevo prima, e è una possibilità per chi vuole allocare magari un po' di risorse a della DeFi più speculativa, perché qua si parla di SDeFi, per chi ha seguito le mie quelle sorte di presentazioni sul mondo della rendita delle cripto, DeFi speculativa. Poi, questo era uno. La seconda è che per gli utilizzatori di FTX è stata aggiunta la possibilità di prelievo di euro tramite bonifico SEPA, cosa che prima non era possibile. Questo è sicuramente un piacere per chi utilizza FTX come me. Prima si poteva solo depositare con SEPA, ma prelevare no, c'erano dei metodi di prelievo in euro molto costosi, perché se si prelevava meno di 10.000 euro mi pare ci fossero 100 euro di fee, una roba del genere. Beh, niente, adesso c'è la possibilità di prelevare tramite bonifico SEPA. Infine, ultima cosa, crypto.com, un aggiornamento anche da parte loro, visto che le liste d'attesa per le loro carte sono sempre abbastanza lunghe, per usare un eufemismo, adesso hanno rilasciato le carte virtuali, ovvero se si ordina la carta o se si ha ordinato la carta e si sta aspettando la spedizione, è possibile usufruire della carta virtuale che fondamentalmente condivide tutti i benefit e le funzionalità con la carta fisica, però ovviamente l'unica differenza è che non è fisica, quindi la si può utilizzare su e-commerce, ci viene dato il codice, la scadenza e il CVV, si può utilizzare, ripeto, sugli e-commerce, si può forse associare addirittura a Curve, che avete presente quella carta su cui si possono associare altre carte, no? Ecco, se non erro è possibile associarla direttamente lì, e tramite Curve anche usare con Google Pay e Apple Pay, e il cashback c'è, l'accesso alle lounge aeroportuali c'è perché viene dato un QR code, insomma è possibile non dover aspettare quei famigerati 3, 4, 5 mesi, io sto ancora aspettando la verde tra l'altro da non so quanto, ormai secondo me sono 6 mesi, e quindi appunto si può usufruire della propria carta anche prima di avercela in mano. Poi, ultima cosa, vi volevo parlare di un progetto nel quale sono stato coinvolto recentemente, che ho iniziato a collaborare con loro, che si chiama Rise Up Academy. Perché ve lo sto dicendo? Non voglio farvi la scillata dell'Academy di turno. Ve lo sto dicendo soltanto per condividere questa esperienza che ho avuto, che mi è piaciuta, mi sono trovato bene. In sostanza, non è il solito videocorso che voi pagate, avete il videocorso. È una... non so neanche come descriverla bene. È una sorta di live stream continuo dal lunedì al venerdì, dal mattino alla sera praticamente, che tratta temi vari,
tra la cucina, il risveglio muscolare, allenamento, business online, non lo so, veramente di ogni, ci sono tematiche di ogni tipo, se poi vi interessa potete approfondirlo. E ovviamente hanno visto che le cripto ultimamente vanno parecchio di moda e hanno detto: ma sì, trattiamo anche le cripto, anche perché ci sono molti utenti all'interno e si sono dimostrati interessati al mondo delle cripto. Mi hanno contattato, mi hanno chiesto se mi andava di partecipare, io lì per lì ho pensato: ma le academy così, poi io non è che simpatizzi tanto per loro di solito, per le varie academy, però ho detto: ma sì, proviamo. Alla fine era come fare un live sostanzialmente. E alla fine l'ho fatto, mi sono divertito un sacco perché c'erano un sacco di personaggi fantastici, persone di 60 anni, di 50 anni che facevano domande, si interessavano. E visto che hanno detto anche che mi seguono qua in diretta, allora mi sono dato questo obbligo morale, ho detto: prometto che la prossima volta durante il live vi saluto, quindi faccio un saluto a tutti gli amici della Rise Up Academy, con cui adesso molto volentieri un paio di volte al mese collaborerò, nel senso che comparirò nelle loro dirette. Mi è piaciuta la cosa che mi hanno chiamato per parlare di cripto, perché potevano tranquillamente improvvisarsi espertoni di turno, tanto i clienti, magari i loro clienti manco se ne accorgevano, invece hanno preferito chiamare chi era già nel settore e invitarlo nella loro trasmissione, perché di fatto è una trasmissione. Se vi interessa approfondirla, io vi lascio il link in descrizione del video di YouTube. Benissimo, detto questo, io ritorno alla nostra solita schermata con sfondo grafico Bitcoin che porta fortuna, e nel frattempo io leggo le vostre domande. Qui più che mai dobbiamo soffiare tutti insieme, perché se soffiamo belli congiunti riusciamo a portare il prezzo di Bitcoin di nuovo qui sopra e annullare questo benedetto triangolo ribassista che si potrebbe essere, che potrebbe essere in formazione. Allora, torno su, torno su, torno su, torno su, leggo le vostre prime domande. Ma quanti siete oggi? Mamma mia! Allora, eccoci qua, eccoci qua. Ti avevo mandato un messaggio privato su Discord, se ti capita dacci uno sguardo. Guarda, sì, purtroppo di messaggi privati in questo periodo ne ho parecchi, ma prometto che ci do uno sguardo volentieri. Poi, mamma mia, qua tutti nuovi, nuove persone che entrano, arrivano. Ciao Luke, prima live che seguo, sono entrato nel Crypto World anche grazie a te. È un piacere, mi fa veramente piacere. Complimenti per tutto. Domanda per te: VeChain, come la vedi in 1 o 3 mesi? Chi sarà la nuova Holo? Fuori dal cilindro i nomi. Allora, guarda, VeChain a me piace come progetto, mi è sempre piaciuto, però è un altcoin e in quanto tale la vedo soprattutto sotto un'ottica speculativa. Io ho questa un po' deformazione professionale nei confronti delle altcoin. C'è da dire che VeChain al momento è in uptrend in maniera anche abbastanza importante, ok? Su diversi time frame ha superato le resistenze più forti che aveva davanti, e quindi sicuramente, se continua così e sembra essere intenzionata a farlo, l'uptrend potrebbe tranquillamente durare ancora a lungo. La prossima resistenza con la quale si troverà insomma, a cozzare è questa qui intorno ai 200 sat, che è il massimo precedente. Quindi, per la domanda come potremmo vederla da qui ai prossimi mesi, ovviamente non ti posso fare la predizione da sfera di cristallo, però possiamo dire in maniera ragionevole che è in uptrend e quindi non ci sono segni di inversione. Anche perché per invertire una struttura del genere ci vuole un bel po' di offerta, ci vorrebbe un bel dump. C'è la resistenza che ci ostacola, quindi in base all'approccio con la resistenza, se va in price discovery, l'uptrend potrebbe accelerare ancora di più. Al contrario, se cozza con la resistenza, potrebbe fare un po' di ritracciamento utile per costruire una posizione long, per chi volesse andarla a recuperare in vista proprio del fatto che la struttura macro è ancora in forte uptrend. Altrimenti c'è lo scenario bearish, che però, ripeto, è il meno probabile per come siamo messi adesso, che è quello di andare a fare un dump talmente potente che fa una formazione a punta in corrispondenza proprio della zona di top intorno ai 200 sat, e quindi insomma andare a rovinare un po' l'assetto del momento. Questo è un po' il quadro su VeChain. Quale sarà la prossima Holochain? Non te lo so dire, perché lì sarebbe veramente una consultazione della sfera di cristallo.
Ciao Luke, investire in Bitcoin e basta, come la vedi? Ci sono troppe cripto, forse alcune di queste interessanti, ma molto molto speculative e con pochi fondamentali giusti per holdarle. Guarda, io non volevo dirlo, ma nel dubbio, se uno non sa come muoversi, vuole investire nelle cripto, di sicuro è meglio che si fermi a Bitcoin, cioè, perché investire in altcoin introduce una componente di volatilità e di speculazione che è per pochi riuscire a gestirla. Cioè, uno può dire sì, faccio la scommessina, compro qualche altcoin, ok, ma quello non è investimento. Se uno vuole investire, quindi costruire un portafoglio da pianificare, da mantenere e da gestire attivamente nel tempo, se ci metti dentro tante altcoin ti viene fuori un pandemonio, perché hai della volatilità, hai dei ribilanciamenti da fare, è difficile tenere la contabilità. Quindi se uno è un, tra virgolette, principiante del mondo cripto, è molto meglio che si fermi al mondo del Bitcoin senza andare oltre. Poi al limite nel frattempo studia e va a scoprire anche le altcoin e cerca di farsi una strategia, però sicuramente è una buona cosa nel dubbio non voler strafare, ecco. Allora, buonasera Luca, ciao a tutti. Band, grafico please. Va bene, andiamo a vedere Band. È da un po' che non lo vediamo, tra l'altro. Come stiamo andando, Band? Non benissimo, purtroppo. Non benissimo, perché noi stavamo tenendo d'occhio un po' di tempo fa quest'area. L'area che si trova sopra i 36.500 sat. Questo è sempre il time frame settimanale. Se ci fate caso, qua sopra abbiamo una zona di offerta discretamente marcata, che dalla quale siamo andati a pescare tante volte. Guardate quante shadow abbiamo sulle candele settimanali che vanno proprio a prendere da lì, ma mai una volta che ci abbiamo chiuso sopra, e quindi io stavo aspettando proprio quello, dicevo, insomma, cioè, è un livello talmente importante, talmente evidente, che andarci per la prima volta a chiudere sopra darebbe un bel segnale di potenziale recupero del trend rialzista, perché ricordiamocelo, Band nel tempo è stato sempre rialzista, a parte quella bolla di quest'estate, che spero vi ricorderete tutti, perché questo è un bel memento da tenere davanti agli occhi, soprattutto se lo si è vissuto. Se lo si è vissuto ci si ricorderà sicuramente di quella sensazione del saremo tutti ricchi mentre Band pompava. E invece no, e invece è tornato al punto di partenza. Perché? Perché la speculazione sulle altcoin domina, che lo si voglia ammettere oppure no, al di là della bontà di qualsiasi progetto, la speculazione è estremamente dominante, e questa ne è la prova, la classica punta, ok? Quindi al di là di questa punta, che potremmo totalmente cancellare come anomalia, noi abbiamo un trend che tutto sommato è rialzista e abbastanza pulito, quindi il macro ce l'abbiamo. Tuttavia non dimentichiamoci che questa punta, nonostante la possiamo cancellare, ci tiene sul groppone una bella pressione ribassista, perché durante questa punta un sacco di gente ha comprato ed è in perdita proprio perché vedeva aumentare il prezzo in continuazione, quindi comprava. Sono i classici FOMO buyers, coloro che vedono che sale il prezzo e comprano perché pensano che salirà all'infinito, poi inizia a correggere e iniziano a backholdare, ovvero a detenere la posizione in perdita. Cosa accade? Accade che non appena poi il prezzo inizia a recuperare un po', loro diranno: no, finalmente recupera un po', vendo prima che crolli ancora, e c'è una pressione di vendita pazzesca data da questo fenomeno, e quindi questo, ahimè, va a penalizzare l'andamento. Vedi questi grossi pool di offerta che schiacciano proprio il prezzo sotto a dei livelli. Quindi al di là di tutto, tornando al presente e semplificando il più possibile l'analisi di questo grafico, la condizione principale per vedere un attimo di recupero è proprio la chiusura di nuovo del prezzo sopra i 36.500, almeno recuperiamo il primo livello di offerta, inneschiamo una piccola variazione rialzista, un piccolo squilibrio a favore della domanda, e magari questo a catena poi riporta un po' di buyers e fa ripartire un po' il trend. Fino ad allora però per me è assolutamente no, perché siamo ancora in fase di ritracciamento, o meglio, adesso siamo in fase di lateralità, ma in un contesto di forte ritracciamento. Torno da voi.
Dunque, dove siamo finiti? Eccoci qua. Domanda: sul time frame un giorno di BNB e Stellar si sono creati due bei triangoli, sono pronti al decollo in dollari, tra l'altro, eh? Allora, BNB USDT, andiamolo a vedere, ce lo dovrei avere qua sul time frame giornaliero. Time frame giornaliero effettivamente non è brutto, è un triangolo simmetrico di fatto. Simile a quello che si doveva andare a concludere su Bitcoin. Allora, vediamolo. Bello, tra l'altro, hai pienamente ragione. Qui abbiamo un bel triangolo simmetrico che sembra proprio bello carico, guardate che roba, e sembra pronto a ripartire. Però non gasiamoci prima del dovuto. Perché? Perché questi triangoli spesso ingannano, ok? Quindi, più che il triangolo in sé, che sì, ci dà un quadro generale, ci conviene andare a leggere, a vedere i livelli esatti che ci si pongono sopra e sotto. Quindi, in sostanza, i nostri classici high e low che tanto ci annoiano. Allora, qua li avevamo già segnati tutti, in verità. E sono sempre quelli. Abbiamo 293,5 sopra, che qualora dovesse venire violato andrebbe a consacrare l'ipotesi di breakout. Mentre sotto che cosa abbiamo? Beh, abbiamo 253,4 qua vicino. E poi abbiamo questo low precedente in zona 230,73 e dintorni. E poi abbiamo 210. Ecco, sotto abbiamo un po' più di livelli da perdere. E è difficile andare a dire quale è il più rilevante, perché questo è il primo, è il più vicino, ma forse non saprei se definirlo così rilevante. Cioè, c'è da dire che il suo pool di domanda sotto ce l'ha, eh? Allora, questo è un pool di domanda. Se lo dovessimo andare a perdere, in effetti, questo è già un segno di potenziale inversione al contrario. Quindi sì, dai, è rilevante anche questo. Scusate la titubanza, ma è un'analisi indiretta questa. Io sto esattamente, cioè, sapete che non seguo i grafici in dollari e quindi sto facendo l'analisi insieme a voi. Non mi sono preparato nulla, quindi magari ci rifletto un po' prima di dire le cose per non dire comunque stupidaggini. Ripeto, visto che comunque c'è della domanda in questa zona, potrebbe valer la pena segnare anche questo livello e la sua perdita implicherebbe una sorta di continuazione ribassista in questo canale e di conseguenza poi l'approccio con la seconda area che sarebbe questa. Però prima di aver perso anche i 209, quindi chiudere qua sotto, io non parlerei di inversione ribassista, ecco, ma soltanto di potenziale accelerazione. Quindi queste aree vanno bene, ma per i movimenti intraday, ecco, per un movimento un po' più macro, la perdita dei 2,10. Poi Stellar, di cui non sono per nulla fan in questo periodo, ma andiamo a vedere USDT, eccola. Vedi, qua già il triangolo non è così bello. Tu intendevi Stellar USDT, vero? Sì. XLM USDT. Questo triangolo è un po' diverso da quello di BNB, se ci fai caso. Perché? Perché abbiamo una lateralità qua, ok, un range di fatto tra 0,38 e 0,44 e sopra invece abbiamo questo costrutto di top, ok, questa piccola punta che diventa un po' più grande se l'andiamo a contestualizzare fin qua. Quindi non abbiamo il triangolo simmetrico, ma sembra più appunto un triangolo ribassista, una sorta di triangolo ribassista un po' particolare, perché non è neanche un triangolo, perché non ha il rimbalzo fin lì. È forse più un canale ribassista o no? Beh, sta di fatto che, visto questo top molto forte, lower high e lower high qua con il top di questo range, mi piace decisamente meno di BNB come configurazione e non ci andrei a cercare il long. Poi, dunque, posso chiederti un'analisi sulla cripto HOT? Grazie mille, ma volentieri, HOT BTC. Allora, oh, non c'è su Binance, HOT USDT facciamo, dai, oggi è la giornata dello USDT. Mi sa che non c'è in BTC perché vale pochi satoshi. Comunque, è in fortissimo uptrend, quasi parabolica, oserei dire, non so come mai, non l'ho seguita.
ma probabilmente c'è qualche notizia importante, magari sul mondo NFT, non lo so, e sta di fatto che al momento questo grafico è abbastanza intoccabile, secondo me, perché abbiamo due leg up fortissime che hanno proiettato il prezzo veramente in alto. E poi, oddio, in realtà sulle 4 ore c'è un possibile costrutto così che potrebbe essere utilizzabile. Trading intraday, qua si parla di intraday, però c'è l'opportunità di andare a cercare magari il long addirittura anche in anticipo con lo stop loss che può essere qua sotto o qua sotto, violazione di questo triangolo rialzista, per andare ad anticipare il breakout, oppure non appena si verifica il breakout andare a cercare il primo dip per andare a prendere posizione. Però è un po', cioè è aggressivo come approccio. Dal punto di vista di un'operatività invece più di medio termine, ripeto, il grafico è abbastanza intoccabile in quanto iperesteso. Non è proprio il mio pane quotidiano, un grafico del genere. Ciao Luca, io non ho mai capito nulla sulla DeFi. Ho sempre holdato normalmente, al massimo ho qualcosa su BlockFi e Nexo. Com'è possibile che su DeFi gli APY siano così alti? Guarda, sai cos'è? È una questione di domanda e offerta, è tutto lì. Gli APY sono così alti nel mondo DeFi quando c'è una forte partecipazione alle piattaforme. Abbiamo visto poco fa Raydium con i suoi pool nuovi, no? Come mai ha un APY così alto? Centinaia di punti percentuale. Beh, il fatto è che abbiamo dei volumi altissimi, della liquidità a disposizione con basse fee e quindi c'è interesse da parte di chi va a fare gli scambi, chi va a utilizzare quelle piattaforme dall'altra parte, non il fornitore di liquidità, a farlo. Cioè, una piattaforma deve essere, al fine di essere sostenibile e sensata, deve comunque avere le due controparti. Se c'è un DEX, deve avere i trader che vanno a scambiare. Se è un lending, una piattaforma di lending, deve avere dall'altra parte chi prende i prestiti, altrimenti gli APY vanno a zero perché non c'è attività. E quindi, ripeto, dipende tutto da questo. Al momento la DeFi è un mondo ancora per pochi, laddove non c'è un'elevatissima liquidità nell'ordine dei milioni in un'unica piattaforma, a parte rare eccezioni, e quindi è ancora una nicchia molto profittevole per chi va a dare liquidità. In un mondo in cui ci sarà la possibilità da parte del capitale di turno che di buttare dentro 50 billion all'interno di una piattaforma DeFi come liquidity provider, allora gli APY andranno inesorabilmente ad abbassarsi. Questo, secondo me, è un bel momento storico periodo storico per approfittare di questa asimmetria che di fatto è a vantaggio degli early adopters che siamo noi sul mondo DeFi. Ovviamente bisogna fare le dovute ricerche, non finire negli scam, perché APY alto deve far sempre accendere la lampadina scam, c'è sempre il rischio scam, attenzione, però con la giusta ricerca e la giusta preparazione si può ottenere veramente dei rendimenti assolutamente interessanti. Ciao, oggi sono riuscito ad arrivare in tempo. Saluti a tutti, ciao a tutti. Ciao Luca, sempre al top, sempre al gas top, anzi, sì, gasati a mille guai, come si suol dire. Ciao Luca, è da un po' che non rompo. Sto poco bene, mi spiace, riprenditi, mi raccomando. Comunque, domandona, un ecosistema come Terra potrebbe sostituire il sistema bancario? Terra è molto molto interessante, me lo sono iniziato a studiare stamattina e lo sto portando avanti perché voglio studiarmelo bene in maniera approfondita. Sostituire il sistema bancario è difficile perché ci sono degli interessi in gioco. Che ci siano dei sistemi che sono più efficienti, la risposta secondo me è sì. Però, ripeto, da lì, dall'ammettere che un sistema è meglio del sistema bancario, non ci vuole molto a volte ad ammetterlo. Al dire lo soppianterà, caspita, ci sono purtroppo degli interessi molto molto forti a difesa del sistema bancario, ahimè. Comunque presto arriverà un bel video su Terra, Luna, il Mirror Protocol, tutte quelle cose lì, perché è molto interessante.
Ma la blockchain Terra l'hai guardata un po', infatti, me lo state chiedendo in tanti, quindi assolutamente sì. Dunque, ciao Luca, qualche cripto interessante da seguire con attenzione? Guarda, in questo periodo i trend sono DeFi. DeFi, tra l'altro, non se ne parla più tanto come prima, si parla solo di NFT adesso, quindi forse è ancora più interessante seguire il mondo DeFi. DeFi, NFT, Layer 2 di Ethereum e blockchain alternative sono un po' i quattro trend topic del momento, quindi tutto ciò che si muove un po' in quella direzione lì, secondo me, vale la pena seguirlo e approfondirlo. Ciao Luca, grazie mille per il lavoro che stai facendo e mi stai facendo appassionare a blockchain e criptovalute. Bravo, bene, mi fa veramente piacere. Ogni nuovo appassionato per me è un risultato, davvero. Una domanda, in riferimento al video in cui spieghi la suddivisione del tuo portfolio, hai qualche suggerimento in merito a software o fogli Excel da scaricare per meglio gestirlo? Guarda, è molto personale come cosa. Io ad esempio ho proprio cercato, mi ricordo all'inizio, dei template, no? Dicevo, caspita, devo gestire un po' di allocazione, non sarà così difficile trovare il template. Poi però ho detto, sì, però mi serve una parte dove vado a segnare i trade, una parte dove segno il controvalore in dollari, in euro e in bitcoin per andare a fare i ribilanciamenti. Poi mi servirebbe un'altra parte dove vado a mettere i rendimenti da DeFi, poi mi servirebbe una parte dove vado a mettere quelli da CeFi, una roba e l'altra, e alla fine ovviamente me lo sono dovuto fare io. Dipende un po' da uno che operatività vuole avere, cioè se uno fa trading oppure no, se uno vuole ribilanciare oppure no, se uno va sul medio termine, sul breve termine o sul lungo termine, perché in base a quello si trovano già tanti template, banalmente, per gestire un portafoglio di lungo termine coi controvalori si trovano milioni di template in giro, anche su Google Sheet, per dire. E però, ripeto, quando si tratta poi invece di combinare le varie funzioni, lì diventa un bel po' difficile. Ciao Luca, puoi dare un'occhiata al grafico di Matic? Visto che me l'ha chiesto Carlos Matos, non posso che dire di sì. No, scherzi a parte, quando vi abbonate su Twitch compare il faccione di Carlos Matos che urla BitConnect. Ve lo ricordate? Chi di voi c'era durante a BitConnect? Dai, facciamo un momento nostalgia. Chi è che c'era di voi? Io c'ero. E fortunatamente non ci ho mai messo un euro. Allora, Matic, bello, molto bello. Layer 2 di Ethereum, a proposito di trend topic che dicevamo poco fa. In sostanza, il trend è rialzista, neanche troppo parabolico, quindi è un bel trend e al momento è un attimino in pausa, in un momento utile, interessante per costruire una posizione. Perché? Perché abbiamo, ripeto, il macro molto bullish, qui abbiamo un segnale di top dato dalla una bastonata da parte dell'offerta che ha costretto il prezzo all'interno di un range che va tra i 640 e i 735 sat all'incirca. L'ho messo qui perché secondo me abbiamo preso il settimanale? No, negativo. Cosa abbiamo preso? 4 ore. E abbiamo preso le 4 ore. Quindi andiamo a vederlo proprio qua, perché forse è il time frame più chiaro, in effetti. Allora, adesso le condizioni possibili sono due. L'uptrend che continua oppure la correzione che va più in profondità. E che cos'è che ce lo dice? Beh, innanzitutto la risoluzione di questa fase laterale. Se andrà a rialzo o a ribasso ci darà un primo segno. Nel caso in cui vada a rialzo, bene, allora c'è lo scenario long che si può andare a costruire, ad esempio, già in quest'area che va tra i 700 e i 765 sat. Pool di domanda, come potete vedere. In realtà, tra l'altro, si potrebbe anche spostare questa resistenza qua sul time frame giornaliero, perché secondo me sulle 4 ore ci avevano guardato non appena si era iniziato a formare quel range. Adesso ha delle sembianze un po' più chiare anche sul giornaliero, quindi possiamo delinearlo meglio lì, no? Si fa la cosiddetta propagazione dei livelli su un time frame più alto perché sono più significativi. Se invece andiamo a perdere i 640, si può puntare a costruire una posizione sempre long, perché il macro è rialzista, sui supporti sottostanti, quindi ad esempio 550, 570, nonché 516, tutta quest'area è buona per costruire un'altra frazione di long ed eventualmente andare a mettere il nostro primo stop loss qua sotto i 400, perché se andiamo a perdere
quest'area, ok? Capite bene che il ritracciamento inizia a diventare un'inversione di trend più che un ritracciamento. E quindi è interessante come situazione per costruire eventualmente una bella posizione long. Torno da voi. Buonasera Luca, anche io I only buy the top e recentemente ho comprato CRO a 0.246 USDT. Potresti dare un'occhiata al grafico? Sarebbe interessante fare qualche valutazione anche in vista dell'apertura della mainnet il 24 marzo. Ma sai che volevo fare un video proprio dedicato alla mainnet della chain di crypto.com, perché me l'avete chiesta in tanti. Ma cosa succede? C'è da fare qualcosa? La migrazione dei token? E quindi penso che farò un video dedicato, perché penso ne valga la pena. Rimanendo invece sul grafico di CRO, sinceramente io non me ne preoccuperei più di tanto, perché al momento è molto ben configurato. Quindi, a meno di un sell the news event che potrebbe avvenire al lancio della mainnet, io credo, cioè al di là di quello poi, perché anche se avvenisse sarebbe mera speculazione, io credo che con il discorso della crypto.org, si chiama poi chain, che è la loro mainnet, si tenderà a dare molto valore in più a CRO. Quindi se qualcuno vuole investire in CRO, al di là di tutto, per la carta, per i servizi, per begoldarlo un po', secondo me potrebbe non essere un brutto periodo dal punto di vista fondamentale. Ripeto, sto parlando di investimento. Perché? Perché se la chain appunto di crypto.org si mette a mimare un po' la Binance Smart Chain, si mette a buttare in piedi qualcosa che è inerente alla DeFi, si mette a buttare in piedi qualche sistema di rendita interessante, vedete che arrivano gli utenti, sale la domanda per CRO e poi lì è tutta una reazione a catena. Quindi la possibilità, tornando a parlare il più terra terra possibile, la possibilità di un cigno nero inverso, lo chiamo, ovvero il dire che di punto in bianco salta fuori un annuncio da parte di crypto.com che dice: da adesso in poi, se con i CRO puoi fare quest'altra cosa, cioè c'è questo pool sulla nostra chain accessibile solo a chi ha 10.000 CRO, dico cose a caso, che rende un APY del 60%, boom, via, parte il candelone verde su CRO. E quindi sono annunci come questo che secondo me in questo periodo storico, adesso dopo il lancio della mainnet, avranno un'alta probabilità di avvenire, e quindi appunto può essere interessante anche andare a seguire, a osservare per bene crypto.com, il token CRO. Ovviamente non sono consigli finanziari come sempre, però riflettendoci, insomma, credo che sia un bel momento storico per seguirlo. Poi, ciao Luke, voglio fare l'alternativo e non ti chiedo come stai, e io non ti rispondo, no scherzo. Ho un dubbio che non so come risolvere, ho tutto il mio budget di investimento in alcune coin che stanno pompando al massimo, quindi non vorrei chiuderle adesso, ma sto vedendo un sacco di opportunità da poter cogliere. Come decido cosa lasciare per investire in qualcosa di nuovo? Che dire, guarda, tu parti da questo presupposto, non devi vendere tutto per forza di cose, tu puoi anche fare un piccolo take profit, così ogni tanto, in parte, quindi ragioni in questo modo innanzitutto. Poi, seconda cosa, io mi chiedo se non hai avuto un colpo di fortuna, perché mi dici, ho tutto il mio budget in coin che stanno pompando, quindi immagino che siano tutte altcoin, e quindi hai un bel, come dire, un bel portafoglio rischioso forse. E quindi, insomma, di sicuro ti è andata bene perché le altcoin hanno pompato, quelle che hai tu. Però la tua strategia qual era? Cioè, avevi un obiettivo? Come mai hai il tuo portafoglio gestito in quel modo lì? Non c'è una politica di take profit, è un investimento a lungo termine? Perché in tal caso magari fai un ribilanciamento, prendi introduci una piccola fetta di liquidità che poi converti eventualmente in nuove coin. Deve dipendere da te, cioè dal ragionamento che tu hai fatto nel momento in cui tu hai deciso di investire in quelle coin lì che hanno pompato. Bisogna avere appunto un piano in quel senso. Harmony One sembra One Harmony sembra il nome di un sito di incontri. Bello, invece è una blockchain alternativa anche lei.
Ciao Luca, vorrei molto volentieri darti il referral su Binance e BitMEX, ma gli account erano già attivati. C'è modo per applicare lo sconto ugualmente o doveva essere fatto solo prima dell'iscrizione? Guarda Matteo, in realtà purtroppo con Binance, che il mio referral dà lo sconto del 20% sulle fee per sempre, per chi non lo sapesse, purtroppo si può utilizzare soltanto all'apertura dell'account. Quindi se uno ha già un account o ne apre un altro, però poi non può fare il KYC uguale perché un documento può essere legato a un unico account, altrimenti purtroppo non se ne può usufruire. Per BitMEX è lo stesso, mi spiace. Ciao, per l'acquisto di USDT su Binance, cosa è indifferente alla fine fare da converti o da base? Cosa conviene fare? Non cambia niente. Se intendi se cambia qualcosa tra la funzione converti e base di Binance, non cambia niente, le fee sono le stesse. Puoi dirmi cosa ne pensi di Macaron Swap? Guarda, così a naso mi sembra un po' rischiosetto da usare. Scusa una domanda Luca, ma maglietta gialla dove porta Bitcoin? Bitcoin cosa fa? È indeciso, giallo, né verde né rosso, completamente indeciso. Kin, ma come non lo conosci? Guarda, aspetta, lo conosco nel senso che l'ho sentito nominare, era mica Kik, no, Kik Token, no, non c'entra niente. Però poi mi ricorda un po' di una altcoin di un po' di anni fa, però poi non l'ho mai più seguita, mea culpa, mea culpa. Io sono ignorante sulle altcoin, lo sapete, purtroppo non le seguo tanto, non ho abbastanza tempo per seguire tutte le altcoin che esistono. Anche io ho comprato basso, un bel guadagno, ma non so se uscire o no. In parte, nel dubbio in parte, perché poi, cioè, è meglio avere un profitto reale. Domandatevi questo, anzi, è meglio, io mi sentirei meglio avere realizzato un profitto e perso una parte di profitto, o aver perso un profitto che avrei potuto realizzare e non averlo più o averne meno? Questa è la domanda un po' da farsi. Allora, quanto siamo? 45 minuti già, mamma mia, come vola il tempo. Allora, ciao Luke, buonasera, grazie mille, volevo chiedere se hai visto il progetto Terra. Sì, lo guardiamo, giuro che lo guardiamo. Ciao, questa è la mia prima live in diretta, grazie, bravo, benvenuto ed è un piacere. Se hai qualche domanda, mi raccomando, falla. Ciao Luke, qual è secondo te lo strumento col miglior rapporto rischio-rendimento per guadagnare depositando le proprie cripto su Binance? Bella domanda. Allora, su Binance secondo me il migliore in assoluto, quando c'è, sono i launch pool dei progetti nuovi, non ancora listati, perché in quel momento lì molti non farmano perché non conoscono il prezzo e di solito all'inizio sapete che c'è molta volatilità e c'è il pump iniziale, quindi di solito quella fase iniziale lì dei launch pool è dove si concentrano le migliori opportunità, almeno storicamente per me è stato così. Oltre a quello, ma il resto è abbastanza standard, secondo me forse i liquid swap sono al secondo posto, ma ultimamente si stanno saturando abbastanza anche quelli, quindi mi viene da dire che come quei launch pool lì direi proprio che non ce n'è. Ciao Luca, grazie mille per tutte le info che condividi con noi, è veramente un piacere. Avrei una domanda, secondo te in linea di massima su quale minimo relativo potrà instaurarsi in futuro il trend di Bitcoin? Per un investimento a lungo termine conviene investire maggiormente in questo periodo oppure allocare più posizioni in bear market oppure fare un pack anche modificato ignorando il prezzo? Grazie mille. Guarda Nicola, per quanto riguarda l'andamento macro di Bitcoin e il discorso di dove si potrebbe andare a stabilizzare, è difficile dirlo, perché al momento c'è un trend talmente forte che se lo nascondiamo si vede ancora meglio se nascondiamo i livelli, e quindi andare a capire dove si potrebbe appoggiare un eventuale minimo, cioè innanzitutto c'è da capire quando inizia la fase di ritracciamento e quando inizierà ci sarà da andare a individuare i vari livelli di volta in volta, ma è impossibile prevedere in anticipo dove si fermerà. Uno può andare ad accumulare, molti lo fanno, è una strategia che ci sta volendo, ad accumulare sui vari livelli principali a scendere, si prende, non so, il time frame settimanale giornaliero, si va a leggere i livelli dal 20% in giù, i livelli chiave, si va a posizionare gli acquisti lì e
basta. È un approccio sensato, tutto sommato. Altrimenti, se uno non vuole stare con i grafici, mica grafici, a identificare i livelli con tutta la componente emotiva che ne consegue, ci sono dei metodi orientati all'investimento sul lungo termine sui quali io ho fatto un breve video. Sono riuscito addirittura a stare entro la mezz'ora, che di fatto è un piccolo corso concentrato, lo trovi sul mio canale YouTube, è gratuito assolutamente per tutti, e ho parlato proprio di alcune tecniche di investimento sul lungo termine, anche alternative al classico PAC, quindi ti consiglio di buttarci un occhio. Poi, altra domanda, oggi è live la mainnet di Lightning Cash? Può essere uno scam? Conosci il progetto? Non mi convince. No, non lo conosco, mai sentito nominare. Io continuo a utilizzare Binance Card e sono soddisfatto. Ottima anche la Binance Card. Ciao Luca, volendo farmare Cake, shortando il Perpetual su FTX, la posizione andrebbe tenuta senza stop loss? Eh sì. Secondo te avrebbe senso shortarlo solo durante i downtrend alla prima inversione di struttura? Cosa ne pensi? Grazie mille. Sì, ha senso, però a quel punto lì diventa una, come si chiama, un'operazione speculativa. Quindi attenzione, perché ci si sta esponendo a potenziale volatilità. Attenzione, perché se uno dice io lo shorto soltanto per essere delta neutral, come si suol dire, ovvero neutrale a qualsiasi oscillazione, allora uno lo shorta mentre farma e basta. Se uno dice bene, io voglio cavalcare la fase rialzista e poi coprirmi, perché diventa un hedging quello short, durante la fase ribassista alla prima inversione di struttura, ha assolutamente senso, però si introduce tutta una componente speculativa, ovvero quando vado a definire l'inversione di struttura, dove metto lo stop loss eventuale della copertura short, come la vado a iterare poi in caso di prosecuzione del downtrend. Insomma, bisogna pianificarlo bene, diventa un po' più difficile. Luca, io ti saluto, mi raccomando, basta shortare Bitcoin, ok? Dai, credo in te. Io ce l'ho ancora aperto lo short, ragazzi, io ve l'ho detto, io lo chiudo se mi chiudo una bella candela sopra la zona dei 60.000. Tra poco vi vado a spiegare meglio, ma niente di nuovo da quanto detto le ultime volte, però giuro che poi la smetto, anche perché secondo me, ne parlavamo su Discord l'altro giorno, il mercato in generale nota quando io vado ad aprire le coperture short e pompa. Ragazzi, è il miglior segnale di long. Quando io apro la copertura short è un segnale di long, perché il mercato pompa subito, poi io la chiudo e cosa fa? Dampa. Quindi potete tranquillamente andarvi a regolare con quello. Allora, leggo ancora un paio di domande e poi vado a vedere i grafici, perché è quasi ora. Ciao Luca, intanto grazie di tutto. Ho sentito, è saltata la chat, benissimo, mi fa lo scherzone. Dunque, avevo letto il termine analisi ciclica, mi sa che mi avevano chiesto cosa ne penso dell'analisi ciclica. Guarda, il discorso è che personalmente non la uso, ma è ottima, nel senso è un approccio come un altro al trading, quindi non c'è, cioè dipende da come la si utilizza, da che risultati ci dà. Non è che c'è un approccio giusto e uno sbagliato, come chi mi dice io utilizzo GAN, io uso Ichimoku, io uso Fibonacci. Io uso la price action, poco più, mi trovo bene così, ma non vuol dire che è l'unico modo giusto di fare trading. C'è chi con solo Ichimoku, con delle configurazioni particolari, ottiene ottimi risultati. L'importante è avere un proprio schema, una propria strategia che permette di ottenere appunto dei buoni risultati. Allora. Ciao Luca, buonasera. Vedevo in chat che molti chiedevano di Cardano. Puoi farci un punto della situazione? Ci mancherebbe altro che passa un giorno senza che io guardi Cardano. Andiamola a vedere subito. Allora, eccoci. Cardano sta ritracciando e di fatto ha cozzato contro il suo primo cluster di resistenza senza riprenderselo, male male. Allora, che succede? Succede che ha fatto questo top puntiforme, e c'erano la FOMO per, cos'era, Mary, l'hard fork Mary. E poi c'è stata la correzione post FOMO,
Poi c'era la FOMO di Coinbase, che è iniziata qui, listaggio su Coinbase, babam, via. Poi è stato listato su Coinbase, fine del pump, e adesso sta un po' ritracciando di nuovo. Quindi, a parte le personali opinioni sulla coin, che ormai le sapete, non le voglio più tirare fuori, perché non voglio fare poi quello noioso che dice sempre le stesse cose. Il grafico che cosa ci dice? Allora, il grafico ci sta dicendo che abbiamo un top, questo. Poi abbiamo una fase di correzione iniziata e un lower high per il momento, attenzione, perché se adesso poi ci fa così non è più un lower high. Quindi se questo si rivela un lower high, il che vuol dire che andiamo a fare o un equal low oppure peggio ancora un lower low, allora continua il downtrend, si allarga il costrutto di top a tutta questa zona e la situazione diventa ancora più brutta. Se al contrario andiamo a fare un andiamo a fare un'altra leg up, quindi questo di fatto diventa un higher low, questo sì è un lower high ma adesso poi ne facciamo uno higher, quindi di fatto non conta come lower high macro ma conta solo come una piccola fluttuazione nel mentre, si tende a fare invece un costrutto di triangolo simmetrico, una cosa più laterale che ribassista, e quindi sarebbe uno scenario migliore di potenziale accumulazione anche. Quindi in sostanza la prima cosa da vedere è se questa area, questo cluster intorno ai 2350 sat rimane un punto medio nel quale appunto si va a creare una cosa laterale tipo triangolo simmetrico, o se rimane un top, ok? Quindi facciamo una roba di questo tipo, quindi un triangolo ribassista, quindi un test e spalle, quindi un top, un costrutto di inversione. In base a questo si potrà decidere se andare a pianificare il long, che ci può stare, ripeto, se andiamo a riprenderci però questo cluster. Quindi prendere la liquidità qua sopra, sopra i 2005, e chiudere qua sopra. Altrimenti io non vedo opportunità di long per il momento. Questo è quanto. Bene, che dite? Andiamo per grafici, come si suol dire, 55 minuti, direi che è anche giunta l'ora. Dunque, Bitcoin dollaro, il primo grafico da osservare, perché come dicevamo all'inizio ci sta facendo un po' dannare, cioè è talmente compresso, spiaccicato in quel piccolissimo range di prezzo che sta facendo una fatica pazzesca a farci capire un po' in che direzione vuole andare. Perché guardate, noi eravamo rimasti col nostro triangolo simmetrico, ok? Dicevamo, questa ha tutto l'aspetto di un'accumulazione, perché abbiamo rotto i vecchi massimi, stiamo oscillando nell'intorno proprio dei vecchi massimi con un triangolo simmetrico, wow, bellissimo, come è uno scenario bellissimo. E quindi ci viene quasi da dire, caspita, viene voglia quasi di anticipare, di prendere posizione. Però bisogna fare attenzione, perché abbiamo l'offerta che è veramente aggressiva. Guardate, allora, si è formato un pool qua sopra, tac, sopra i 59.000 fino a 60.000. Origine del breakdown, reclaim uguale bullish, è la solita cosa, perché i 59.000 sono nati come livello chiave nel momento in cui si è originata questa candela che è andata a infrangere per la prima volta la struttura con la perdita appunto del cluster. Questo è stato il primo il primo segnale forte da parte dell'offerta, è originato da qui, quindi quel livello lì diventa un checkpoint che, se ripreso, va un po' ad assorbire tutto ciò, ok? Quindi occhi puntati sui 59.000. Poi cos'altro abbiamo? Abbiamo la domanda che comunque dal canto suo sostiene, si mette lì e spinge verso l'alto, perché guardate che roba. Abbiamo qui un bel pool di domanda che è nato subito al primo approccio, al primo dump, e ha sostenuto sopra i 55.600. Ok, poi cosa c'è stato? Uno swing verso la ricerca di un top che è sempre 59.000 e poi un po' di anomalie, un po' di volatilità. Come si manifesta questa volatilità? Allora abbiamo i due pool sempre, 59.60 sopra questo e dai 55.600 in giù quest'altro, tac,
Ok, questi sono i due pool che al momento schiacciano Bitcoin all'interno di questo range di prezzo. Addirittura nell'ultimissimo periodo, guardate che roba, cioè i bodies reali delle candele sono costretti in un intervallo di $1,000 praticamente, poco più, e tutto ciò che ne esce sono shadows, quindi c'è una compressione esagerata del prezzo che di fatto mostra mancanza di direzionalità. Quindi con queste due candele non si può dire nulla, non si può dire che è stato violato il triangolo, non si può dire che continuiamo a rialzo o a ribasso, perché sono candele prive di direzionalità. La candela di ieri, guardatela, ci ha provato a diventare direzionale, ma la domanda gliel'ha impedito, perché è tornata a pescare da questo pool ed è subito stata rispedita da dove è arrivata, e questo è un segnale forte della domanda. Anche l'offerta ci ha provato, guardate 2 giorni fa cosa è successo, abbiamo provato a fare il breakout, l'offerta ci ha rispedito giù all'inferno, non si passa da qui. E quindi finché non si sblocca questo impasse, non c'è direzionalità. Allora cosa si può fare? Da un lato si può costruire una posizione long, perché vale sempre il macro sopra a tutto, ovviamente. Noi abbiamo un'area qua veramente forte di domanda dalla quale stiamo attingendo più e più volte. Quindi la perdita di quest'area di domanda, o per traslato addirittura dei 52.000, che è il cluster, vedete questo cluster storico, è un segnale chiaro del fatto che questo costrutto di indecisione si è sviluppato a favore dell'offerta ed è diventato un costrutto di ritracciamento. Questo è un segnale abbastanza importante, ok? Perché va a negare il massimo successivo e ci va a riportare di nuovo nello scenario di ritracciamento. Fin tanto che ciò non accade, rimane più probabile lo scenario di accumulazione. Perché? Perché è vero che abbiamo il top, layer high negato, e la lateralità. Però guardiamo il macro per un secondo. Prima abbiamo visto il settimanale, che è decisamente eloquente. E se guardiamo anche il giornaliero, non fa eccezione. Cioè abbiamo un uptrend veramente marcato, e adesso abbiamo una fase un attimino di riposo, di lateralità. E quindi se il bias su tutti i time frame tende al bullish, tranne proprio l'ultimissimo periodo, che però non è neanche bearish ma è laterale, allora probabilisticamente è più giustificabile una posizione appunto di accumulazione preventiva rispetto che una posizione ribassista, ok? Io dal canto mio come mai tengo aperta la posizione short di copertura? Per il solito motivo che io sono long al 100%, io non appena ho i primi segni di inversione, che in questo caso sono stati dati dall'incrinatura della struttura con la perdita di questo cluster, io faccio una piccola copertura finalizzata a ridurre i rischi di un'eventuale prosecuzione ribassista. Quindi io mi sto mettendo in anticipo sull'eventuale ribasso, che di fatto, ho appena detto, è meno probabile a mio parere dell'accumulazione. Ma in quanto tale non è che lo devo ignorare, perché io immaginatevi di avere, non lo so, un capitale, ok, completamente dentro una posizione long BTC. Cosa succede? Succede che se Bitcoin aumenta siete super contenti, se Bitcoin cala siete tristi perché la posizione perde di valore. Come si può fare a ridurre parzialmente la tristezza nel caso di calo? Andando a incamerare un po' di profitto. Io dico, vendo il 5, il 10% della posizione in profitto, ho realizzato un profitto, sono contento, e se Bitcoin cala dico, vabbè, ok, io sono esposto perché voglio essere esposto e sto investendo sul lungo periodo, però nel frattempo ho incamerato un po' di profitto, e se continua a calare magari incamero ancora un po' di profitto e bilancio un po' la mia posizione senza perdere di vista il focus sul lungo periodo, ok? Questa è la ragione per cui io vado a fare questa piccola copertura, è soltanto prudenza, eccesso di prudenza, se vogliamo chiamarla così. Però ripeto, non c'è motivo secondo me di allarmarsi fin tanto che non vediamo
un qualcosa di direzionale. Quindi, innanzitutto, l'andare a fare un equal low adesso e andare a fare questo ipotetico triangolo ribassista, ma la conferma finale è data dalla perdita di tutta questa liquidità in domanda. Cioè, se l'assorbiamo tutta e chiudiamo qua sotto, ripeto, per esteso, chiudiamo qua sotto che abbiamo qua vicino un altro supporto, allora questo è un segnale già più forte, ok? Un segnale di ritracciamento che, attenzione, ancora non vuol dire net short, perché il macro è ancora rialzista. Cioè, di fatto, vorrei anche sottolineare bene questa cosa, anche se andiamo a perdere questa area e questa area, noi in che situazione siamo se facciamo una fotografia del grafico? Una situazione di questo tipo. E vi sembra ribassista? Cioè, sul breve sì, siamo d'accordo, ritracciamento, ma sul macro è tutto fuorché ribassista. Quindi, più che cercare lo short, che magari speculativamente ci sta per chi vuole andare a fare il trade più veloce, può avere senso invece andare a seguire questo ritracciamento più in profondità per andare a posizionare degli altri ingressi finalizzati alla costruzione di un long che media di più al ribasso. Questa è un'altra possibilità che è assolutamente interessante, perché di fatto, fin tanto che rimaniamo in questa macro area, questa è una sorta di mega range nel quale ci stiamo muovendo, però ripeto, fin tanto che rimaniamo all'interno di questa macro area, il bias non è invalidato. Mi spiace dirlo, ma è così. Se invece andiamo a perdere i 45.000, andiamo a chiudere qua sotto, e allora ecco qua, vedete che diventa un doppio massimo confermato, perché perdiamo la neckline a 45.000, e allora lì cambia completamente i connotati del mercato. Ma fino adesso non andiamo a impazzire più di tanto presi dal panico di un eventuale ribasso o correzione ulteriore, perché rimane un'ottima opportunità di costruzione di una posizione. Ecco. Bene, amici, questo è quanto su Bitcoin. Poi volevo andare a dare un occhio, beh, Ethereum non c'è veramente niente da dire, perché quello che abbiamo detto le ultime volte vale anche oggi, è completamente piatto, è da defibrillare il paziente non mostra segni vitali, e non mostra segni vitali, anzi, battutona veramente, dopo questa me ne posso andare. E adesso torniamo invece a vedere Cava, che la stavamo seguendo. Cava, attenzione, perché vi ricordate che c'è questo pool di liquidità in offerta. Ecco, se noi andiamo a vedere sul settimanale, i più aggressivi potrebbero già trovarci un segnale, perché di fatto abbiamo chiuso sopra i 10.000 sat, che era il nostro livello di offerta. Ok, la nostra resistenza, però non abbiamo preso la liquidità qua sopra, vedete, siamo arrivati appena appena sotto. Insomma, qua è veramente passibile di interpretazioni di ogni tipo. Io vi faccio notare che c'è questo costrutto possibile. C'è molta offerta in questa zona, e quindi questo lo rende un po' più complicato. Guardate quante shadows. Però abbiamo chiuso qui sopra, quindi un occhiettino ce lo teniamo. Poi, cos'era l'altro che stavo seguendo? Dunque, fammi pensare. Maledizione, ce n'era un altro. Ah, forse Alfa, ma in realtà sì, Alfa, però in realtà non ancora, perché stavamo seguendo lo scenario di eventuale breakout dai 3750, quindi andare a prendere un po' qua, che abbiamo un bel trend rialzista, la correzione, la lateralità, e appunto un breakout sarebbe la morte sua. Bene, questo direi che è quanto. Allora, bene, ragazzi, 1:05, purtroppo mi sa che vi devo salutare. Ciao Luca, come stai? Bene, grazie. Volevo fare una considerazione. Paragonando il periodo con la bull run del 2017, con poi bear market al seguito, secondo te anche questa bull run sarà così accentuata per poi fare come il 2017? Oppure si può ipotizzare una salita più lenta ma costante senza dei bear? Grazie. Difficile, sai che non ti so rispondere, perché di fatto è imprevedibile quello che accadrà. Cioè, guardando l'andamento anche su time frame settimanale,
Io un bear market di durata comunque non breve, sinceramente me lo aspetto prima o dopo. Non un altro 2017, nel senso non vedere un meno 80% o robe del genere, quello sinceramente no. Però io mi aspetto guarda, ti dico, sto dicendo previsioni a caso, veramente dal peggior guru della situazione, quindi non dateci minimamente peso, ma un bear market di 6 mesi almeno non mi stupirebbe. Ecco, questo è quello che nella mia testa si è proiettato. Poi dirti quando accadrà, ovviamente lì supererai qualsiasi guru se inizierai a dirti tra 3 mesi, tra 2 mesi, non lo so, però il mercato è parabolico. È salito in maniera parabolica, quindi prima o poi deve scaricare. Magari ti fa un'altra leg up e arriva fino a 100.000, magari ti arriva anche a 200.000. Però io credo che un bear market lo vedremo, perché di fatto, insomma, un'estensione del genere senza la dovuta correzione, caspita, mi sembra troppo bella per essere vera, e quindi orecchie puntate, antenne puntate soprattutto, e guardia sempre molto alta. Non facciamoci catturare dalla FOMO, perché è esattamente quando siamo tutti in FOMO che il mercato colpisce più duro e ci fa più male. Attenzione. Con questa perla vi saluto. Vi ricordo che noi ci rivediamo mercoledì alle ore 19. State sul pezzo perché domani vi pubblico un mini corso sul come mettere a rendita le cripto, che me l'avete chiesto e ho visto che vi ha gasato un sacco. E quindi direi che ve lo pubblico. Cerco di stare ancora dentro la mezz'oretta. Vorrei riuscirci. È la mia nuova mission: fare i video più brevi di mezz'ora. Però dai, ne varrà la pena, avete la mia parola. Vi faccio un carissimo saluto. Ci vediamo mercoledì in live alle 19 e alla prossima. Ciao!